Ciao a tutti da Maldestra, eccoci qua ancora una volta su Medieval Dynasty. Allora, è cambiato qualcosa dall'ultima volta, dall'ultimo video, perché mi è stato spiegato che c'era anche un limite agli edifici del villaggio, probabilmente in base all'esperienza, naturalmente, queste cose qua. Quindi, siccome avevo raggiunto il limite e non avevo più la possibilità di fare una casetta in cui ospitare eventuali nuovi villici che dovrei andare a reclutare, che andrò a reclutare, ho distrutto il laboratorio, che avevo già notato che non ci facevo praticamente nulla in questo momento. Erano tutte cose, a parte forse il secchio dell'acqua, erano tutte cose di cui mi interessava poco. E ho costruito un'altra casetta. Quindi adesso andrò cercare qualche villico. Vabbè, intanto. Ecco, finita la trappola per conigli e bisogna rifarla. Vediamo un po' se abbiamo. Sì, perfetto. Ok. Un'altra cosa che ho notato nell'ultimo video allora, c'è sempre una parte di video in cui lagga, non riesco più perché. Anche l'ultima volta, non all'inizio, dopo boh, 7-8 minuti dall'inizio, 9, adesso non mi ricordo di preciso, ha laggato per 8-9 minuti così e poi si è messo a posto. È una cosa che non capisco. L'unica cosa che mi può dare da pensare, che mi ha fatto. Cioè, mi è sorto il sospetto è che quando ho iniziato a laggarmi avevo acceso il fuoco in casa per cucinare un po' di carne. Allora, io adesso non farei nulla del genere, però stavo guardando se ho qualcosa da mangiare. Ho un paio di pezzi di carne arrostita, ce li ho ancora, quindi mi mangio questi e per un pochino dovrei essere a posto. Quindi andiamo verso il villaggio in quest'alba autunnale. Siamo sempre in autunno, naturalmente. In questa bella alba autunnale, guardate. La bruma che si solleva fra gli alberi. E vediamo un po' se magari troviamo qualcuno che venga ad occuparsi del nostro villaggio. Sì, lo so, sei stanco. Ah, nel frattempo, mentre costruivo, raccoglievo, mi è partita un'altra abilità, estrazione. Allora, conoscenza del cacciatore di tesori. No, maestro della demolizione. Ah, 50% l'avessi saputo prima, questo poteva essere forza della natura, 5% tutt'uno con la terra. No, boh, a parte che immagino. Devo fare uno di questi. Maggior guadagno e esperienza dalle attività di estrazione. Cacciatore dice di trovare oggetti extra scavando nelle cave d'argilla, ma io devo andare a scavare nelle cave d'argilla. Non so proprio cosa. Facciamo magari questo. Perché non si sa mai, e poi andiamo avanti su questa linea di evoluzione qua e vediamo un po'. Va bene, per il momento è ok. Andiamo verso il villaggio. Adesso sono poi davvero molto curioso di vedere cosa. Ok,
non ho posato robe, cose, ma non importa. Sono piuttosto curioso di vedere quel discorso della LAG. Perché, bah. Perché sì, ovviamente. Allora, qui dice la gente intorno al fuoco con... Ah, vedi. Questo uno di scavo, tre di caccia. Ah, ma tenere questo mi consuma la stamina, ragazzi. Va bene, una voia. Navoia, tu come sei messo? Possiamo fare una romance? Ah, sembri molto interessante. Ti posso chiedere una cosa? Ah, devo scegliere. Chiediamogli a lei come va. Affetto 5%, non così produttivo come vorrei, abbastanza normale ad essere onesta. Possiamo andare avanti così. Proviamo con la cucina che fa sempre tutto ciò che coltivo io, ma se dovessi scegliere direi il cavolo. A lei piace il cavolo, te lo immagino, puzza di cavolo per casa tutti i momenti, a qualsiasi ora del giorno e della notte, tutti i giorni. Agli strati ed ai verdi. Eh sì, beh, effettivamente rispetto alla cipolla potrebbe essere una scelta più saggia, per quanto, nonostante la cipolla faccia piangere. Io direi che è meglio. Ah, bisogno di un po' di tempo per pensare per quello a cui ho detto prima. Va bene, allora in realtà non importa. Ciao e buone cose. Bye bye, allora, e abbiamo fatto anche il flirt. Dunque, adesso lei, piccola, uno di caccia. No, io vorrei uno tipo lui, che è bravo nella caccia, intanto. Facciamo quattro chiacchiere. Sto cercando belle persone disposte a venire. Sembra quello che sto cercando. Fantastico, ci vediamo lì. Adesso poi dovrò vedere un po' come assegnargli i lavori. No, a te non. No, no, perché se dobbiamo fare la romance non ti. Ciao e buone cose. Bye bye, bye bye, anche una bella vocina. Bye bye, bye bye. Ok. Va benissimo. Allora, fame, abbiamo fame. Allora, adesso possiamo tornare indietro. Tanto abbiamo già visto che ci abbiamo già messo un pochino. Aspetta un attimo che. Cosa sarà mai qua che. No, niente. Boh. Ci abbiamo già messo un pochino. Cioè, facciamo una passeggiata in qua, una passeggiata in là, e da questo dovrei già vedere. Dovrei già vedere il discorso della LAG. Non riesco a venirne a capo, ma non riesco neanche a farmene una ragione, perché io potrei capire. Faccio il video tutto laggato, ma all'inizio no, a un certo punto sì, poi rismette. Non. Poi, per l'amor del cielo, io non ci capisco una sega nulla di ste cose, per l'amor del cielo. È senz'altramente colpa mia, ma vorrei capire qual è questa mia colpa, cioè in cosa faccio cazzate, ecco, detto proprio. Allora, adesso il ragazzo dovrebbe essere qua, dico bene o dico giusto? Non si vede, sa, nella casetta che gli ho fatto, manco per niente.
Allora, tra l'altro, come funziona? Va bene, non c'è, è sparito. Questo è il capanno di caccia. Capanno di caccia, gestisci nessun lavoratore assegnato. Io adesso dovrei potergli assegnare un lavoratore. Ah, tra l'altro devo fare dei coltelli e fornirglieli, dico bene. Ma il tipo sarà ancora per strada? Come funziona? Boh, ma chissà. Allora, intanto magari proviamo a fargli dei coltelli. Adesso non so dove, cosa, come. Magari glieli devo mettere nel magazzino, nel capanno di caccia. Vabbè, intanto ne mettiamo qualcuno qua. Ah, tra l'altro qua ho tutta sta roba che qua ci c'entra come i cavoli a merenda. Allora, gli mettiamo un coltello di pietra. F, ok. E ci prendiamo la pala, il piccone, i bastoni, tutti. E li andiamo a mettere in magazzino, magari ste cose. La pietra. E le piume. Vabbè, che le piume. Ok, e qui lasciamo le pellicce, alzi. Ne ho delle altre da posare, sì. Ok, basta. Magari poso qua la carne, no, perché devo provare ad andarla a cuocere. Ok. Allora, andiamo al magazzino e posiamo qua la roba che... vabbè, posiamo il martello che per adesso non ci servirà, la pala di legno che per adesso non ci serve, il piccone che non ci serve, le due torce le tengo, i bastoni. Ok. I tronchi. Ok. E basta. Abbiamo poco peso. Va bene. Ecco, adesso provo a cucinare quella carne. Quindi dovremo accendere il fuoco. Così. Così e arrostiamo tutta la carne. Sono due pezzi. Ok. Allora. E da qui in poi si vedrà un saltino. Opla. Si vedrà se per caso ricomincia a laggare da questo punto. Cosa molto molto curiosa. Intanto abbiamo preso un altro coniglio, benissimo. Perfetto. E quindi andiamo. Oh, ciao caro, sei giunto? È meglio tardi che mai. Dato sì, allora. Vai. Una e una due. Ok. Allora, intanto mangiamo che siamo messi un po'.
e per un po' di nuovo siamo a posto. Quindi adesso se io a lui lo voglio assegnare al capanno di caccia, no, ecco, assegna lavoratore, no, forse devo parlare con lui, assegnare lui, andiamo un po' a vedere. Ciao caro, fatti guardare più da vicino. Ah, ecco, ecco, vedi, senza volerlo. Assegna casa, come diavolo si fa? Porca puzzola, porca puzzola. Izboa, ti devo assegnare un posto di lavoro, ma come faccio? Capanno di caccia. Ok, capanno di caccia. Allora, forse qua. No, capanno di caccia. Va bene, è meno intuitivo di quello che speravo. Allora, dunque, se io gli dico F, seleziona slot, slot vuoto, assegna lavoratore. Va bene, ma ti ho già assegnato? Seleziona professione, cacciatore. Ok, dovrebbe essere già fatto? Vediamo? No. Ok, per accettare... Oh, assegnato, al posto di... Basta premere invio. Quindi, gli devo assegnare anche una casa. Caccia. Gli devo assegnare... Slot vuoto, assegna casa. Casa semplice piccola, fatto, assegnato alla casa, niente cibo, niente acqua, senza legna. E adesso io non so, Cicci, se tu andrai a... se ti gestirai da solo o meno. Io lì ti ho messo un coltello, ma magari... sarà bene allora farne degli altri coltelli, perché non so, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' di fare qualche altro coltello. No, volevo prendere la pietra, porca puzzola. Quanti bastoni, quanti bei bastoni. Ok, vediamo un po' quante pietre possiamo fare, quanti coltelli. Potremmo farne tre, facciamo che farne tre e glieli vado a portare tutti, boh, nel capanno di caccia. Vediamo, Ok.
Allora, glieli porto nel capanno di caccia questi coltelli, sperando di fare la cosa. Ok, e gli metto anche questo. Ok, quindi gli metterei anche questo. Ok, Cicci. Adesso tu hai la bellezza di quattro coltelli al 100%. Devo parlarti, ci Come dobbiamo fai a dire sapere? qualcosa? Umore 9%, come va la vita? Dove posso trovare? Va bene. Addio, addio, addio. Io spero che tu sia a posto, che sia in grado di fare le tue cosine. Allora. Mi mancano bastoni per fare. A peso come siamo messi? Siamo messi abbastanza bene. Allora, ci tocca andare a bere. Benissimo. Ah, buono, buono, buono. Mangiare, avevamo mangiato, altro che. Avevamo mangiato. Allora, missioni, cosa abbiamo da fare adesso? Intanto che io spero lui secchio mancante. Oh. Mi manca un secchio per la mungitura delle mucche. Cavoli che avrei potuto farlo, avevo la. Ma porca puzzola. Tra l'altro, non è che a volte, adesso poi questi funghi li andremo a rivendere, non è che a volte io sto secchio posso inchiappettarlo da qualche parte, cioè nel senso il famoso ladro di secchi, al secchio Lupin. Tanto andiamo un po' funghi, che è la cosa. Tanto che andiamo al villaggio, almeno ci paghiamo la benzina. No, aspetta, dove stiamo andando di qua? Ci paghiamo la benzina fino al villaggio. Guarda qua tutti questi funghi che nascono in mezzo alla stradicciuola. E noi li raccattiamo, che ci frega. Va bene, adesso proprio tutti, tutti no, ma qualcosa raccattiamo. Dove stiamo andando, Vici? Cioè, proprio, siamo proprio dei fulmini di guerra. Allora, andiamo. Esatto, andiamo verso il villaggetto. Eccolo. Vabbè, ormai t'ho perso, guarda. T'è andata strabene.
Va bene, va bene. Tanto pallino qua inizia ad avere parecchietta fame, il ragazzo. D'altra parte. Lui è giovane e forte, è qualcosa nella panza. Adesso vediamo magari un po'. Adesso raccattiamo un po' di bastoni, facciamo un po' di coltelli e compriamo qualcosa da mangiare. Chiarissimo. Questi quattro coltellini fra questi e i funghi, magari qualcosa da raccattare, da mangiare lo troviamo, eh. Dubroniga, fai così. Vediamo un po'. Ti vendo questi quattro. Ok. Poi vabbè, ti vendo i funghi. Ti vendo perfino questo. Ti vendo le mazze tamburo e i sanguinacci. E basta. E mi compro e mi dai. Cosa mi dai? Oh, mi dai una cippa, ciccia non ne hai, cara. Ah, ce l'hai, ma solo. Però. Senti. Dammi un po' di carne essiccata. Dammene. Dammene 6, va. Ok, arrivederci. Andiamo un po'. Allora, la carne essiccata, 5 di cibo, vabbè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, io sono anche con la vita ciancicata e non mi pare mi ricresca. Navoria, noi possiamo andare avanti qua con la storia o. Ah, dovrei farmi un bagno. Ciao e buone cose. No, va bene. Cosa vuol dire farsi un bagno? Che devo andare in acqua? Allora, fammi vedere anche una cosa. Le margherite mi dovrebbero aumentare la salute, giusto? Allora, se io faccio così, F, F. Ah, benissimo. Ok. Dopodiché,
Cioè, è questo farsi un bagno? Se io attraverso il fiume ho fatto un bagno. Allora vediamo, se io tornando indietro ti parlo, tu che mi dici? No, allora ti ho preso una cosa, ma cosa? Aspetta. Ah, no, no. Ah, ok. Ciao, buone cose. Va bene, va bene. Va bene, io direi che per questo giro possiamo andare avanti, possiamo vedi, secchio 100% rubo, ma se lo rubo qua mi vedete tutti. Quindi io dovrei cercare di rubare sto secchio. Ovviamente, quando non mi vede nessuno, magari di notte, però non vicino lì al fuoco, perché comunque di notte c'è gente vicino al fuoco. Vabbè, si vedrà, eh. Anche perché non vedo altri secchi in giro, comunque. Qui non mi vede nessuno. Va bene, abbiamo anche preso il secchio. Non so bene adesso a chi lo devo ridare secchio. Fatemi andare a vedere. Diario. Secchio mancante. F. Però non so a chi lo devo dare. A Sobiemia. Sobiemia, dove sei? Sobiemia. Sei qua. Sobimir. Sobimir, vediamo un po' se riesco a darti sto secchio. Hai belle muccole. Un bel secchio, nessun problema. Ok, perfetto. Allora, abbiamo sbloccato la dispensa, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Però io adesso non so, abbiamo sbloccato la tecnologia, la dispensa, ma abbiamo sempre il limite di 5 edifici, quindi il fatto di aver sbloccato la dispensa non ci aiuta tantissimo. Va bene, ma tutto questo lo vedremo prossimamente. E adesso la cosa che mi interessa di più sarà vedere come va questo video. E quindi per ora è tutto. Io vi saluto, saluto che ho avuto la voglia di seguirmi fino a qua. Ringrazio se il video
non vi è dispiaciuto, potete anche mettere un like. E io vi do appuntamento sempre su questi monitor alla prossima occasione. Ciao a tutti da Maldestra.